chiedo intanto che cosa ne pensi di queste preoccupazioni, ma anche quali potrebbero essere gli, come dire, dei passi avanti, diciamo, dove si può guardare, dove può andare la diplomazia, se addirittura la dimensione di mediazione insomma, sembra indebolita dall'incontro di ieri. Ma non so dirti se si è indebolita la mediazione ieri, di certo non ci sono stati passi avanti, questo non c'è dubbio. Fin dove possono arrivare i russi, io credo che al momento non lo sappiano neppure loro, hanno totalmente cambiato il canovaccio della guerra nel corso dei giorni. Erano partiti sottovalutando il loro avversario, ma di più, non l'avevano capito, la comprensione del nemico, che è una parte a dir poco essenziale della guerra, è stata totalmente fallita. Cioè erano convinti di avere a che fare con il medesimo soggetto del 2014. Negli ultimi 8 anni l'Ucraina è stata fortemente e massicciamente armata dall'Occidente ed è stata addestrata anche dagli americani sul terreno alla guerriglia, o meglio, ad un atteggiamento simile da guerriglia da parte delle forze armate regolari, che è ciò che stanno facendo le forze armate ucraine. Quindi i russi erano convinti, con un inizio da shock e no, che è l'espressione che gli americani inventarono nel 2003 quando invasero l'Iraq, cioè tu utilizzi tutte le armi a disposizione colpendo l'intero territorio nemico nelle primissime ore della guerra per spaventare la popolazione locale e le stesse forze armate affinché si arrendano prima ancora che comincino le vere ostilità. Questo non è accaduto e i russi sono ritrovati a condurre una guerra convenzionale da 3 direttrici diverse, quindi difficilissima per chiunque, non solo per loro, attenzione, nel più grande paese dell'Europa continentale dopo la stessa Russia europea, con carri armati che viaggiano sulle autostrade, spesso ucraine per fare prima, e con all'inizio soltanto 100.000 uomini d'accompagnamento più miliziani del Donbass, poi siamo arrivati a oltre 200.000 in questo momento, trovandosi davanti un esercito regolare ucraino che colpisce e rincula, con i missili anticarro, soprattutto quelli da portare in spalla, e con i droni spesso e volentieri di produzione turca, che sono tra i migliori del mondo, quelli che hanno praticamente deciso la guerra nel Nagorno-Karabakh di poco più di un anno fa. Davanti ad uno scenario così la Russia ha dovuto rivedere anche gli obiettivi tattici, perché inizialmente erano: prendiamo Kiev velocemente, oltre a Mariupol che è strategica e possibilmente a Kharkiv, ma Kiev velocemente, senza arrivare mai nell'ovest del paese, cioè l'Ucraina ucraina, come la chiamavano ai tempi di Stalin, cioè quella parte soprattutto centrata sulla Galizia, ma non soltanto, che da Kiev va verso l'Occidente, e far arrendere, forse decapitare, chissà, ai noi anche umanamente, il regime, come lo chiama la Russia, di Kiev. Questo non è successo e adesso la guerra è totalmente cambiata. Non solo, i russi hanno sottovalutato l'intelligence che è a disposizione delle forze armate ucraine, che è occidentale, quasi sempre americana, perché gli ucraini sanno sempre perfettamente dove si trovano i russi, mentre i russi faticano a vedere gli ucraini, infatti bombardano le città, ma è come se andassero a casaccio, che adesso le hanno strette d'assedio con un atteggiamento da dottrina militare molto antico, affamandole, utilizzando, hanno anche provato a utilizzare i corridoi umanitari per esfiltrare soprattutto la popolazione russofona, toglierla per poi spianare la città, si è opposto al governo di Kiev, ma questo, voglio dire, ci racconta di una guerra che sta cambiando, è già cambiata perché i russi hanno sbagliato l'approccio iniziale, ma totalmente sbagliato. Attenzione, non vuol dire che non possono vincere. Le forze in campo sono talmente sproporzionate che sarebbe una grande sorpresa se i russi non vincessero. Non possono perdere, ma possono comunque non ottenere gli obiettivi strategici che si erano posti. Cioè, e concludo. Cioè, e quali sono quelli di oggi? Soltanto chiudo, Alessandra, su questo. Prego, prego. Non è chiaro se abbiano ancora in testa di arrivare a Kiev, è certamente possibile. E come? Ciò che vogliono nell'immediato, avendo cambiato le priorità, è soprattutto assicurarsi la fascia meridionale e orientale del paese. E poi presentarsi, quindi chissà tra quanti giorni, qualora ci riuscissero, al tavolo e dire: vi è bastato? Dateci ciò che chiediamo, che più o meno in maniera esplicita o implicita in questi giorni Peskov, il portavoce del Cremlino, ha detto. Quindi, va bene, annessione formale della Crimea, neanche a dirlo, autonomia, indipendenza, anzi del Donbass, non si capisce se è annesso o meno alla Russia, ma questo conta meno. La neutralità su carta, quindi costituzionale, dell'Ucraina, quella, e la smilitarizzazione. Quella Zelensky sembrava, cioè è andato al negoziato di ieri avendo aperto su questa, sulla neutralità, certo, Kuleba. Sì, il problema è perché l'Ucraina, parliamoci chiaro, si toglie dei territori che al momento neanche controlla, sebbene sia umiliante, ma ciò che poi i russi chiedono è la neutralità costituzionale del paese, la smilitarizzazione anche del paese, ed è evidente, chiedono anche qualcosa di implicito, cioè decidere
tutte le volte la postura di Kiev, cioè decidere dove deve andare puntualmente l'Ucraina, non lasciare che l'Ucraina lo faccia. Quindi da sé. Quindi decidere anche qui, un altro, qui, evidentemente un altro governo. Il negoziato si complica. È un altro governo, allora siamo, esatto. Torniamo lì. Vado Alessandra, sì. Non è più chiaro perché Peskov non ne ha più parlato, però immagino di sì. Ah, ecco, certo, sì, questo era sparito questo argomento, ma vedo che varie fonti e soprattutto commentatori e esperti americani sostengono ancora, anche oggi ce n'è diversi sui quotidiani, che tutti sostengono che in realtà resta un obiettivo quello di avere un governo, diciamo, fantoccio, come si dice. Marta Ottaviani e poi vado